signori, benvenuti in un nuovissimo video della ZooSkin, Zoological Skin, il servizio ufficiale di questo canale dove parliamo di animali. E ora sto per fare un video che sinceramente non ho mai avuto il coraggio di fare perché non sapevo bene come farlo, visto che è un argomento estremamente discusso, un argomento dove al 90% delle volte ti scanni con qualcuno a riguardo, soprattutto allevatori o comunque persone che la pensano in modo diverso. Sono sempre stato un po' titubante, l'ho tipo registrato 3 volte nell'arco di questi anni e per 3 volte non l'ho caricato. Stavolta mi sono deciso e ho detto: sentite, battiamoci nelle balle, facciamolo come dico io e vediamo se riesco a trovare un buon compromesso che cerca perlomeno di mettere d'accordo, non dico tutti, ma quasi. Dopo aver fatto il video su come maneggiare le migali, dopo aver spiegato i motivi per cui un serpente può mordere eccetera, mi avete chiesto in massa anche un video su come, perché e quando maneggiare i serpenti, anche perché è una delle domande che mi viene fatta forse più spesso, anche perché la maggior parte delle persone comprano, acquistano, adottano un serpente in un garden, in fiera o da un allevatore che sia, e poi si aspettano un po' di trattarlo come un coniglietto, che alla sera te lo metti sul divano, ci fai le coccole, tutte queste cose qua. Ma in realtà non è così, tutte le volte devo smentire questa cosa a tutti e devo spiegargli un buon compromesso tra quello che vuole, diciamo, il padrone e quello che vorrebbe il serpente. Quindi prima di commentare qualsiasi cosa sotto questo video, guardatelo tutto, se non lo guardate tutto, per scrivere cagate vi prego non commentate. Premessa numero 1: ai serpenti, in quanto rettili, non gliene frega niente di essere maneggiati, non hanno bisogno del contatto umano, non hanno bisogno di niente, loro vivono bene nel loro terrario se ben stabulati, come in natura vivono al di fuori della civiltà, tra virgolette, e non hanno alcun bisogno di venire toccati, anche perché per loro è un momento di stress. Infatti in tutto questo video, dove vi spiegherò come maneggiare un serpente, perché e quando, a mio avviso, dovete partire dal presupposto che al serpente non fa piacere. Almeno questo lo metto subito in chiaro prima che escano tutti i tigroni di "ah, i serpenti non si maneggiano". C'è anche da dire, ovviamente, che dall'altra parte, dalla persona fisica che lo acquista o lo adotta, dite un po' come volete, pretende un minimo di interazione con l'animale, che non sia solo aprire la teca, metterci l'acqua, pulirlo ogni tanto e basta, fino a dargli da mangiare. Anche perché può succedere, quando magari si deve pulire tutto il terrario, che il serpente si deve prendere e spostare, bisogna sapere come prenderlo, non è che si prende con la scatolina una paletta, lo si sposta, insomma un minimo di interazione ci dovrà essere. E capisco che comunque una persona voglia avere un pitone, facciamo finta che sia il pitone, tenerlo in mano una volta che viene un amico, farlo vedere un amico, comunque osservarlo anche un po' per vedere un po' come è fatto, che cos'è questa bestia immonda, capire un po' il suo comportamento, imparare a conoscere un animale nuovo, che non sia solo andare in negozio, "scusa, me lo fai vedere?" o in fiera, "oh, scusa, posso prenderlo in mano un attimo?" Una volta che uno è un po' più animale, è giusto che lo conosca. Quindi qual è il compromesso tra il serpente "non voglio essere toccato" e l'allevatore, il padrone che sia, "o lo voglio tirare fuori tutti i giorni per vederlo"? Il compromesso che vi posso consigliare io, per mettere più o meno d'accordo tutti, è prenderlo, maneggiarlo poco, una volta ogni tanto, lontano dai pasti. Vado a spiegarmi meglio, adesso poi vi spiego anche come maneggiarlo. Visto che al serpente non frega assolutamente niente di essere maneggiato da noi, dobbiamo cercare di lasciarlo stare il più possibile. Infatti, quando noi lo tiriamo fuori dalla teca, dobbiamo tenerlo per un periodo relativamente breve. Uno, perché è al di fuori della propria teca, del proprio ambiente, della propria temperatura, perché ci saranno dei termostati, tappetini che siano, che regolano il terrario in un certo modo. A premessa, il serpente va tenuto in mano, non per terra, non sul tetto, non di qua, non di là, non di lena. Voi magari in casa, per quanto possa essere pulita, ci mancherebbe ancora, ci può essere la polvere con un acaro dentro, ci può essere qualsiasi cosa che può contagiare il serpente. Sempre meglio tenerlo in mano dopo aver lavato le mani. Prima ci si lava le mani e poi si tira fuori il serpente. Tempo breve, quindi non un'ora sul divano a tenerlo in braccio così mentre si guarda la TV, si prende 5 minuti, 10 minuti al massimo, da far vedere all'amico per controllare se va tutto bene, se non ci sono ustioni da lampade, esempio, che non ci siano acari, esempio. Anche solo osservare un po' nei movimenti, cosa fa, come si approccia, anche perché a mio avviso
per quanto capisco che un serpente non gliene frega niente, devi anche capire che al di fuori del terrario c'è una persona che si prende cura di lui. Per quanto un serpente non avrà mai un qualcosa in testa definibile affetto nei vostri confronti, perché fisicamente non possono provare emozioni quali affetto, amore, paura, bla bla bla, ma non sono animali stupidi, capiscono che c'è qualcuno che si prende cura di loro, ed è anche giusto, a mio avviso, che riconoscano il proprio, chiamiamolo, padrone, anche solo dall'odore, dai movimenti, dalle abitudini. Tutti i miei serpenti, per dire gli abituati, che se io apro la teca in un certo modo sono io che entro all'interno con le mani, per un qualsiasi motivo devo spostare la ciotola dell'acqua, devo metterci l'acqua, devo prenderli per tirarli fuori per un qualsiasi motivo, a differenza invece di un altro modo con cui apro la teca per dargli da mangiare, così loro capiscono che aprendo la teca così gli do da mangiare. Insomma, ci vuole dell'interazione col proprio animale, che cavolo. Per lasciarlo lì, davvero non averci interazione, a mio avviso guardatelo in TV o comprateci un peluche. Capisco che le soddisfazioni siano tutt'altre, quindi vederlo crescere, dargli da mangiare, ma un minimo di interazione ci vuole. Chi dice che non è così, secondo me, sbaglia. Poi ognuno può pensarla come vuole, ci mancherebbe, non sono professorino di nessuno. Detto questo, dopo 5-10 minuti lo si rimette all'interno del terrario. Altra cosa importante, assolutamente non maneggiarlo quando è in premuta, quindi quando inizia a diventare opaco, lasciarlo tranquillo, perché sennò rischiate una muta fatta male, tutta a pezzettini, poi una rottura di balle, pulirlo dopo, anche al serpente in sé non fa bene, e neanche i giorni successivi nei pasti. I primi 2-3 giorni dopo i pasti lasciarlo assolutamente tranquillo, è dentro la tana, al caldo, non si muove, sta digerendo. Non rompetegli le balle, perché rischiate un rigurgito della preda, e anche quello ha delle conseguenze che potrebbero essere clinicamente gravi, quindi lasciatelo stare. Per il resto, una passeggiatina ogni tanto fuori dal terrario la tollerano senza problemi, non ogni 2 ore. Lì poi va anche a discrezione, poi non tutti i serpenti si possono maneggiare, perché ci sono serpenti che hanno un carattere molto acceso e toccarli è una cosa impossibile, altri invece sono molto più tolleranti, molto più docili, e allora ci si può fare un ragionamento dietro. Ora che vi ho dato il mio parere su quando e perché maneggiarli, vediamo come, perché anche questo è importantissimo, soprattutto per non fare male a loro e per non farvi male voi. Perché un morso, per quanto i serpenti in commercio non siano velenosi, al di fuori del nasicus, ma inocula veleno dopo un po', quindi consideriamolo non velenoso, dai. Il morso di esemplari anche magari un po' grandini, come può essere banalmente un pitone reale, no, non ti fa niente di che, però malino, poi in base alla soglia del dolore, lo può fare tranquillamente. Prendiamo l'assistente. Allora, come maneggiare un rettile? Innanzitutto, quando si tira fuori dal terrario, ma in generale, mai prenderlo per la testa, punto primo, e mai stringerlo. Io quando lo tengo in mano, quando lo maneggio, non lo stringo, anche se lo tengo così, sono, diciamo, gli fornisco un appoggio sotto, non sono io che lo stringo e lo tengo su così come se fosse un sacchetto. Idem, mai metterci la mano davanti al muso, perché alcuni esemplari docili, come può essere questo, va bene, già lo faccio al moluro, gli girano un po' le balle, quindi nel dubbio mai mettergli le mani davanti al muso, mai farsi captare dal serpente come un ostacolo o come un pericolo in generale. Faccio un esempio banalissimo: in natura i predatori, tipo facciamo un esempio i falchi, gli arrivano da sopra, quindi se io lo prendo così o gli vado contro così con la mano per prenderlo davanti alla faccia, questo non è tanto d'accordo dalla prima. Altra cosa importante, quando si tira fuori, se lo si tocca e lui si gira di scatto verso di voi, momento, tirate indietro la mano, fategli capire che siete voi, non c'è cibo, provate a toccarlo da un'altra parte finché lui non finché lui capisce che la vostra mano non è cibo e perde l'attenzione verso di essa. È più facile che un serpente, quando lo tirate fuori dalla teca, tenti di scansarsi, per lo stesso motivo che vi dicevo prima, che a lui non gliene frega niente di essere tirato fuori dal terrario, ed è meglio così piuttosto che vederlo puntare contro. A quel punto non va tanto bene. Alcuni serpenti sono un po' più statici, come in questo caso questo esemplare di pitone reale, che praticamente non si muove, ci mette un bel po' quando inizia a capire che non c'è alcun pericolo, sente il calore della mano, pian piano inizia a muoversi un po', altrimenti non fa assolutamente niente. Importante, mi raccomando, non farlo cadere per terra, quindi fornirgli sempre un appoggio con tutte e due le mani. E poi non esistono oltre queste vere e proprie regole, diciamo che per il serpente è come se lui stesse facendo una passeggiata su di voi e non voi che state tenendo lui. Questo è l'esempio.
puoi anche lì imparare a dargli un po' di confidenza o permettere al serpente di dare la confidenza a voi, è super importante anche per una questione di sicurezza. Maneggiare il serpente per la prima volta, si è tutti rigidi, tutti oddio se cade, se si muove, cosa fa. Una volta che lo fate spesso, comunque più che spesso, mi correggo, lo fate tante volte, questa paura vi passerà, prenderete sicurezza come in qualsiasi cosa, nel disegno, nella guida, in tutto, nel parlare. Come si vede spesso in TV, visto che non sono animali pericolosi, non dovete evitare che vi mordano, non prendeteli neanche per la coda e tirateli su, perché quella è una pratica molto diversa che va fatta solo in particolari casi e con particolari esemplari. Per quanto loro siano formati da muscoli molto potenti, non è il caso di tenerli su come dei salami. Non nel vostro caso. C'è anche da dire che per evitare il morso per esemplari che non sono così docili ci sono i guanti antimorso in primis e i bastoni con cui poterli tirare fuori o muovere, perché ripeto che ci sono misure di sicurezza da prendere a prescindere, soprattutto con esemplari che non sono molto docili. È stato consigliato a me in un video scorso, lo consiglio anche a voi, evitate magari di metterlo tanto intorno al collo o altro perché potrebbe cadere, potrebbe finirvi dentro la maglia, nel tirarlo fuori rischiate di farvi male, cose del genere. La cosa migliore è tenerlo qua sulle mani. In un video, forse due, anche l'ho tenuto al collo, me l'avete subito fatto notare, va bene, allora evitiamo di farlo, ma io vi giro a questa volta lo stesso consiglio, visto che come posso ascoltarli io, spero che possiate ascoltarli voi. Niente, direi che il video può finire qua, io spero di aver trovato un ponte, un compromesso tra quelli che dicono non si maneggiano assolutamente e tutti gli altri che sono la maggior parte che giustamente vogliono interagire col proprio animale, forse troppo spesso, cerchiamo di fare una via di mezzo, capire cosa va bene a loro e noi cercare di adeguarsi a loro, anche perché in questo caso, essendo animali particolari, non sono loro che si devono adeguare alle nostre esigenze, ma al contrario. Vi invito a seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, un commento. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciatemi qua sotto le vostre idee, perché ci tengo a sapere cosa pensa la gente, è giusto sempre ascoltare gli altri. Detto questo, io sono sempre Zoschi, ci vediamo al prossimo video della Zoschi Novelezza. 3, 2, 1, go!